Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Ci accompagnano in questo tempo di Quaresima alcune pratiche come la preghiera, il digiuno, e oggi la Chiesa celebra la giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, quegli uomini e donne che hanno offerto la loro vita per il Signore. Vogliamo invocare la benedizione del Signore sul loro operato e sulle terre che hanno amato, nonostante l'opposizione, nonostante siano costate loro la vita. Il Signore faccia crescere quelle chiese, ecco, che sono state fecondate dal loro sangue. Per noi chiediamo perdono. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente il mistero della Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: questo ordinai loro, ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio alla mia parola, anzi, procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, e invece di rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio. Anzi, hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la voce, la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: e per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo del Beelzebul? Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Quando non si è disposti ad ascoltare qualcuno, ci si
inventa di tutto pur di mantenere le proprie posizioni, pur di non cambiare. È quello che purtroppo con dolore, immagino, oltre che con grande meraviglia, deve avere capito Gesù quel giorno, perché era del tutto evidente che Gesù stesse operando esclusivamente per il bene di quelle persone. Gesù guariva, Gesù in questo caso addirittura liberava da un male che teneva prigioniero, da uno spirito cattivo le persone. Eppure, davvero è qualcosa che ci lascia senza parole, eppure ci sono persone che, non potendo evidentemente non riconoscere che è all'opera una potenza, una forza che non è di questo mondo, non volendo accettare che Gesù sia il Figlio di Dio, sia mandato da Dio, parli per Dio, ecco, queste persone lo accusano di lavorare per il male. È qualcosa che non si riesce a capire. È un controsenso che Gesù in qualche modo rende evidente anche con questa mini parabola che racconta, avete sentito, di quest'uomo forte che, bene armato, tiene sorvegliato il suo palazzo e sembra tranquillo, ecco, ha tutte le cose sotto il suo controllo e confida nella sua forza e nelle sue e sulle armi di cui dispone. Però Gesù dice: attenzione, può arrivare uno più forte di questo, più forte, che prende le cose che il primo riteneva sue, suo possesso, e divide il bottino. Ecco, dietro questa immagine Gesù dice a queste persone: guardate che l'uomo forte che pensava di tenere sotto il suo possesso indiscutibile tante persone è il male, ma il più forte che sta arrivando, che è arrivato, che è all'opera, sono io, che opero non come volete far credere qualcuno a nome di Belzebù, il capo dei demoni, ma con il dito di Dio, in nome di Dio. Cari fratelli e sorelle, ecco, Gesù è impegnato in una guerra spirituale di liberazione dal potere del male e ci assicura che questa battaglia continua otterrà una vittoria decisiva e che la vittoria decisiva sarà di Dio. Questo è il primo messaggio consolante che ci viene, e anche se alle volte abbiamo l'impressione che l'uomo forte che tiene in scacco tanta parte del mondo e qualche volta anche una parte del nostro cuore sia purtroppo il potere del male, non possiamo davanti ai nostri occhi non riconoscere ogni giorno quante notizie di violenza, di ingiustizie, di soprusi, di indifferenze colpevoli. Siamo tentati anche noi di pensare che stia trionfando il male, che sia l'ora del maligno. Sta lavorando. Gesù non lo nasconde. Non dice che non esiste un potere. C'è. Ma c'è anche, ecco, è quello, l'appello che rivolge a noi. C'è un uomo più forte che è all'opera. E noi dovremmo collaborare con l'opera di Dio. Questo potere che è questo solo di liberazione, mentre il potere del male è un potere che
seduce, condiziona, trattiene, tende a soggiogare, a possedere. Ecco, il potere del Signore è un potere che dall'interno, liberamente accolto, ci dà possibilità di maturare, di crescere in consapevolezza, di liberarci. Quanto diversi allora sono questi poteri. Allora con San Paolo non dobbiamo avere paura anche di aprire gli occhi sul nostro male, però, come diceva nella sua lettera ai Romani, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Anche se dentro di noi le volte il male, queste presenze ci confondono, non scoraggiamoci. Apriamoci al Signore, apriamo, ecco, alla sua parola, al nostro cuore, perché possa davvero anche in noi sovrabbondare la grazia. E poi un ultimo impegno: anche noi possiamo essere come quegli antichi accusatori di Gesù, ciechi al dito di Dio, cioè anche noi possiamo non apprezzare il bene che le persone stanno facendo, vedere il bene ma interpretarlo in modo sbagliato o parlarne in modo sbagliato ad altri, attribuendo motivazioni ingiuste a coloro che lo stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna ad essere sempre attenti al bene presente negli altri. Siamo chiamati a riconoscere il bene che gli altri, magari faticosamente, ma stanno facendo. E allora anche noi, con Gesù, celebriamo il bene, sosteniamo il bene, perché possa sovrabbondare nel mondo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva il nostro sacrificio. Purificaci, Signore, dal contagio del male, perché ti sia gradita la nostra offerta. Non permettere che siamo attratti da falsi piaceri, tu che ci chiami a godere della vera gioia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti delle famiglie Turato, Celegato, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Ricordiamo anche i missionari e le missionarie martiri. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Obbediente alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.
Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti in questo sacramento, fa che la forza della tua salvezza, operante nei santi misteri, trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa, per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.